La pioggia, finalmente. Finalmente siamo arrivati al filo conduttore di questo viaggio. E vabbè, la traccia mi portava a questo punto, al deserto di Bardenas, che ero molto curioso di vedere perché non l'avevo mai visto, non ero mai stato in un deserto. E piove nei deserti, Andiamo un po' a vedere. L'effetto deserto viene leggermente meno perché sei nel deserto e poi c'hai la Ford. Che modello è? Fiesta, è classica. Non ce la vede nessuno, forse è anche sbagliato il deserto, perché ci si sente proprio soli nel deserto, ci si sente proprio abbandonati, proprio solo mi sento in questo momento. Beh, diciamo che il deserto è sicuramente bellissimo. Ora, forse col fatto che questo è particolarmente famoso, effettivamente la sensazione di essere spersi nel nulla viene un po' a perdersi, anche perché tendenzialmente, al di là di qualche piccola deviazione come questa, non si può proprio uscire dallo stradone centrale battuto. E quindi è meno wild, diciamo. A dirla tutta, il deserto è bello, però non lo so, questo qui non è che mi desse proprio tutta questa impressione di deserto. Strade battute, non si poteva uscire da queste grandi strade che ricordano un po' l'eroica in Toscana. Tutto bello, però anche un po' artificiale. Ecco, qui è già uno spot più bello. Però la voglia di avventurarsi al di fuori della strada battuta principale era veramente tanta. Allora, io non ho visto divieti qui. Che posto? Ovviamente io vengo nel deserto e piove.
Però secondo me non si fa. Non ricordo qual era il pezzo che ho preso per salire quassù. Spero di prendere quello giusto, perché... Ah vabbè, si vede le tracce da Roma, perché... Ma questo è proprio particolare. Come... Sembra di essere su Tatooine. Di qua è proibito, di là no, si pezzi. Se no... Se no è un problema. Io credo che dovrei andare in là per tornare alla partenza iniziale. Allora, in realtà io avevo visto dalle mappe che c'era una strada che attraversava il deserto e quindi arrivava direttamente dal lato ovest, dove ero io, al lato est. Fatto sta che non avevo trovato questa strada, quindi avevo fatto tutto il giro del deserto ed ero ritornato al punto di partenza, quindi evidentemente qualcosa mi era sfuggito. Era proprio dove io volevo andare in qua, quindi mi sentivo furbi. Qui viene fuori il problema, perché il mio navigatore mi faceva sostanzialmente prendere delle strade che poi erano in realtà vietate per rispettare la fauna locale, gli uccelli, eccetera. E quindi io mi trovavo a girare intorno alla solita strada, per i soliti 5-6 km, senza sapere in realtà dove andare. Qui, per esempio, tristemente mi sono accorto che avevo sbagliato strada, ma in realtà non avevo sbagliato strada, bastava che continuassi lungo questo stradone, ma no, il navigatore mi fece tornare indietro, quindi torna indietro alla strada chiusa. Io credo di incredibilmente ed inspiegabilmente lo stradone in mezzo al deserto bello battuto portava da qualche parte, in effetti chi se lo poteva aspettare. E purtroppo poi, uscendo dal deserto, mi sono trovato attorno tutto questo bruciato, che è un peccato vedere che va in fumo letteralmente così, però purtroppo... E da qui direzione Pirenei, faceva veramente troppo caldo, punte di 40, 41, 42 gradi, non era cosa. Avevo bisogno di fresco e quasi di freddo. Me ne sarei pentito, ma tanto me ne sarei pentito di questo pensiero.